Giorgio Gaber e qui per nome è Gaber Schiff. E nasce intorno agli anni 40 del secolo scorso e il suo esordio lo compie come musicista, musica leggera, rock e jazz, finché non entra a far parte dei Rock Boys, con due nomi molto importanti, che diventeranno importanti in Italia, quelli sono Adriano Celentano e Enzo Iannacci. Scrive anche per teatro alcuni monologhi, come quello che andremo a ascoltare tra poco, ma di sicuro la sua più grande invenzione è il teatro canzone, ovvero una struttura che coniuga la musica e una parte teatrale recitata dallo stesso soggetto. Andiamo ad ascoltare Sogni in due tempi, interpretato da Edoardo. Buon ascolto. Non si capisce perché. Quasi sempre i sogni, proprio nel momento in cui, come specchi fedeli dell'anima, stanno per svelare al soggetto i suoi intendimenti più nascosti, si interrompono. Ero lì, su una specie di zattera. Chi lo sa, forse un naufragio. Insomma, sono lì, sul relitto di 1 metro per 1,5 metri circa, e stranamente tranquillo, in mezzo all'oceano, galleggio. Ma chissà che cosa vorrà dire. Oh, vabbè, insomma, vedremo poi. A dir la verità, avevo già sognato di essere su una zattera, una dozzina di donne stupende, nude, ma lì il significato mi sembra chiaro. Adesso sono da solo, ho il mio giusto spazio vitale, mi sono organizzato bene. Il pesce non manca, l'acqua, figuriamoci, e i servizi non sono un problema. Ho anche un robusto bastone che mi serve da regno. Questo non è un sogno angoscioso, ma che cosa vorrà dire? Fuga! Ritiro solitudine. Probabilmente il desiderio di sfuggire alla vita esterna che ci preme da ogni parte. Però si diventa filosofo in esso. Che cosa vedo? Oh, fine della filosofia. No, non può essere una testa. Forse sì, è una boa. Non so per che cosa fare il tifo. La boa fa meno compagnia, ma è più rassicurante. No, si muove! Si muove, riesco a vedere gli spruzzi. No, non può essere un pesce, è qualcosa che annaspa, sprofonda, riappare, lotta disperatamente con le onde. È un uomo! E adesso che faccio? La zattera è un monoposto, ne sono sicuro. Per il pesce non ci sarebbe un problema, però la zattera non credo che tenga. Non tiene! Oh, ma che non mi sente? Sarà a 100 metri. Che faccio? Ma come che faccio? Io sono sempre stato per l'ospitalità, per la fratellanza, per l'accoglienza. Ho lottato tutta la vita per questi principi. Sì, però non mi ero mai trovato. Ma quali principi? Questa è la fine. Qua in due non la scampiamo. E lui avanza, fende le onde, madonna come fende. Sarà 70 metri, 50, 30. Beh, però quasi quasi non prendere un vertice. Ah, ma se poi non gli piace. E se gli piace solo la carne? Certo, io devo pensare a me, alla mia sopravvivenza, morso tua vita mea. Oddio, non potrò mica ucciderlo. No, ma che dico? Che dico? Io sto delirando, io lo devo salvare. Poi in qualche modo ci arrangeremo fraternamente, ci sentiremo vicini. Certo, non c'è spazio, stretti uniti corpo a corpo. Guarda come nuota, è una bestia. No, io lo denuncio, io lo ammazzo. Sarà a 10 metri. Oh, mi fa dei gesti, mi saluta. Mi sorride lo schifoso. No, ma che cosa sto dicendo? Poveraccio, io per lui rappresento la vita, la salvezza. Che cosa faccio? Dio, che cosa faccio? Sì, potrei prendere il bastone. Sì, potrei allungarlo e aiutarlo a salire. Darglielo violentemente sulla testa. Siamo al gran finale del dramma. Il dubbio mi corrode. L'interrogativo morale mi divora. Devo decidere. L'uomo è a 5 metri. 4, 3. Ecco, prendo il bastone e... mi sono svegliato. Maledizione! Non saprò mai se nel mio intimo prevale il senso umanitario dell'accoglienza o la grande paura della minaccia. Devo sapere. Non posso restare con questo dubbio morale. Devo sapere come finisce questo studio. Prova ad addormentare. Sì. Ecco,
concentro, se mi abbandono, a volte funziona. Ecco, ecco, sì, l'oceano, il mare, le onde. Vedo, vedo un uomo su una zattera, un altro che nuota, raspa, arranca disperato, sì. Ma, aspetta, che succede? Sono io che nuoto! No, 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 ma che cosa è successo? Io non è giusto, io ero quell'altro, ma mi piaceva di più stare sulla zattera. Grazie.
di Giovanni invece nei panni di Astor. Io parlavo troppo. In fabbrica lo stesso, quando si lavorava io parlavo, quando non si lavorava io parlavo lo stesso. Ma tutti quelli lì stavano a sentire quando facevo. Tutto andava bene. Il guaio era che avevo delle allucinazioni. No, per cazzo. Io sentivo dentro di me di poter vedere tutto chiarissimo. Tutto vedevo, tutto chiaro, silenzioso. Tutto questo tranquillissimo. Ma forse mi sbagliavo. Comunque, qualcuno ne aveva detto. Io non ho saputo nulla. Qualcuno deve aver detto una bugia. Questa bugia deve aver fatto il giro. Mi accorgevo che la gente diventava strana. Nel bar, in fabbrica. Io non capivo. Poi un giorno mi presero. Mi portarono in ospedale, un po' fuori. Mi portarono. Io non volevo. Comunque. Cercai più volte di scappare, ma io non ce la faccio. Mi hanno fatto delle domande, mi hanno messo dentro, mi hanno fatto ogni genere di domande. Bene, io ho detto, quando volevano saperlo, i miei pensieri. Poi un giorno un tizio, questo tizio, dottore suppongo, primario, una persona importante, forse no, mi ha chiamato da lui, mi ha detto che avevo qualcosa, ha detto che avevo finito le analisi. Mi ha fatto vedere un mucchietto di carta, ha detto che avevo qualcosa, dei disturbi, ha detto proprio così, tu hai le allucinazioni, questi sono i tuoi disturbi. Abbiamo deciso, ha detto, nel tuo interesse, che c'è solo una cosa da fare. Dobbiamo farti una cosa al cervello. Se non te la facciamo, dovrai rimanere qui per sempre. Ma se te la facciamo, ti rimangono alcune possibilità. Potrai uscire di qui e vivere con gli altri. Cosa volete fare? C'è un cervello lì. Ma quello ha solo ripetuto quello già detto. Bene, io non ero pazzo. Sapevo di essere minorenne. Sapevo che non avrebbero potuto farmi nulla senza permesso. Sapevo che avevano bisogno del permesso di mio padre. Così gli scrissi e raccontai quello che cercavano di fare. Ma lei firmò, quindi, la richiesta, dandogli il permesso. Lo so perché mi fece vedere la sua firma quando ho protestato. Quella notte cercai di scappare, stetti 5 ore a segare
nella sbarra della finestra in corsia, al buio completo. Ogni mezz'ora passava con la pila tra i letti, avevo calcolato bene. Quando ce l'avevo quasi fatta, uno, lui, ha avuto un attacco, lì, vicino a me. Comunque mi prese. Una settimana dopo, vennero per farci quella cosa al cervello. In quella corsia, dovevano farcela tutti. Cominciarono uno per volta, uno per notte. Io ero tra gli ultimi, e vidi benissimo quello che facevano gli altri. Arrivavano con queste, non so cosa, come delle grosse pinze, coi fili attaccati, a un congegno elettrico. Tenevano un immobile, e questo primario, il dottore primario, piazzava le pinze, un qualcosa di simile ad una, e piazzava i lati del cranio. Uno controllava il congegno, mentre l'altro, quello, lo faceva andare. E questo dottore primario piazzava le pinze e le premeva ai lati del cranio. Poi le staccava. Coprivano l'uomo con... Beh, lo coprivano tutti. Lo lasciavano lì un bel po'. Alcuni si ribellavano. Ma la maggior parte si lasciava fare, rimanevano stesi. Bene, arrivarono anche da me. E quando vennero, io saltai su dal letto e mi misi contro il muro. Mi dissero di tornare a letto. Io sapevo che avevano bisogno che io stessi a letto, perché se me l'avessero fatto in piedi, potevano rompermi la spina dorsale. Rimasi in piedi. E allora, due di loro vennero verso di me. Bene. Io ero giovane, più forte, proprio forte. Stesi uno e presi l'altro per la gola, ma di colpo il dottore primario pose le pinze sul mio cranio e io sapevo che non avrebbe dovuto farlo mentre ero in piedi. Per questo io, beh, comunque lo feci e venni fuori. Venni fuori da quel posto, ma non riuscivo a camminare. Il problema non era la spina passata, quella era a posto. Il guaio era i miei pensieri. Non riuscivo a mettermi insieme. Non ascoltavo quello che diceva la gente. Non potevo voltare la testa né a destra né a sinistra. Potevo guardare solo avanti. Perché se piegavo la testa, riuscivo a mantenere la gola. Poi c'erano quelli migranti. Stavo tutto il giorno sul letto. Allora vivevo con mia madre e mio fratello. Lui era più giovane. Così misi tutto a posto, in ordine, nella mia stanza. Tutte le cose che erano mie, ma non morì. Il fatto è che sarei dovuto morire. Proprio morire. Ora sto molto meglio, ma non parlo più con la gente, non frequento più posti come quel bar, non c'entro più. Spesso mi è venuta voglia di tornarci per scoprire chi è stato a farmi questo, ma ora devo aggiustare la vittoria da fuori. Samuel Berkeley Beckett nasce nel 1906 a Dublino e muore nel 1989 a Parigi. È stato uno scrittore, un poeta, un drammaturgo e uno sceneggiatore. È considerato, insieme a Ionesco e Adamov, uno dei massimi esponenti del teatro dell'assurdo. Nel 1940 partecipò alla resistenza francese durante la Seconda Guerra Mondiale e nel 1969 fu insignito del premio Nobel per la letteratura.
La sua opera più importante è sicuramente Aspettando Godot, opera cardine del teatro dell'assurdo. L'opera parla di due personaggi, Vladimiro e Stragone, i quali svolgono vari dialoghi tra di loro e mentre li svolgono aspettano questa misteriosa figura, questo misterioso personaggio chiamato appunto Godot. Ora ascolteremo un dialogo svolto da Alessandro e Giovanni. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi.
L'avidità ci ha reso duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari, ci serve umanità. Più che abilità, ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità, la vita è violenza, è tutto perduto. La lezione e la radio hanno ravvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà dell'essere umano, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Anche ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini, disperati, vittime di un sistema che impone loro di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono, io dico, non disperate. La verità che ci comanda è solamente un male passeggero, l'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio del popolo scompare insieme ai dittatori, e il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo, e qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti, uomini che vi disprezzano, che vi sfruttano, che vi rigimentano, che vi dicono cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi condizionano, che vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente, senza un'anima. Uomini in macchina, con macchina al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore. Voi non odiate. Coloro che odiano sono quelli che non hanno amore altrui. Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà. Ricordate, nel Vangelo di San Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi, un popolo, avete la forza di creare le macchine, avete la forza di creare la felicità. Voi, un popolo, avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di rendere questa vita una splendida avventura. Nel nome della democrazia, allora, usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo che sia migliore, che dia agli uomini lavoro, ai giovani futuro, ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose, dei brutti sono andati al potere, mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse, mai lo faranno. Forse i dittatori sono liberi, perché non schiavi il popolo. Allora combattiamo per mantenere queste promesse. Combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo che sia ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti! Il famoso monologo sulla pazzia, che dico qua.
gli faccio mancare il terreno su di lui e gli tolga l'aria da respirare. Per forza. Perché trovarsi dinanzi a un pazzo, che significa? Trovarsi di fronte a uno che gli scrolla le fondamenta tutto quanto avete costruito in voi o attorno a voi. La logica. La logica di tutte le vostre costruzioni. Che volete? Costruiscono senza logica. Beati loro, ragazzi, o con una logica, che come una piena. Volubili, volubili! Oggi, così, domani, chissà come, voi vi tenete forte, loro non si tengono più. Volubili, volubili! Voi dite, no, questo non può essere, ma per loro può essere tutto. E voi dite che non è vero. E perché? Perché non parlate a te! A te e 100.000 altri! Bisognerebbe poi vedere che cosa dà davvero a questi 100.000 altri che non sono detti pazzi e che spettacolo danno delle loro costruzioni, fiori di logica. Io so che a me, bambino, appare davvero la luna del pozzo. E quante cose appaiono vere. E credevo a tutto quello che gli altri mi dicevano. Perché guai se non tenete più forti a ciò che vi parlerò oggi o a ciò che vi parla davvero domani, anche se fosse l'opposto di ciò che vi parlerò ieri. E guai se vi affondaste come me a considerare questa cosa orribile che fa veramente impazzire. E se vi trovate accanto ad un altro e gli guardate gli occhi come io da un giorno a certi occhi, potete figurare come un mendigo davanti ad una porta. Chi vi entrerà, non sarete mai voi, col vostro mondo dentro, come lo vedete, lo toccate, ma uno ignoto, come quell'altro, il suo mondo impenetrabile, vi vede e vi tocca. Pseudonimo di Fallent Ludwig Frey, è stato un famoso attore e cabarettista tedesco. Nasce a Monaco di Baviera nel 1882 e nonostante la famiglia fin da subito cercò di indirizzarlo nell'attività di famiglia, lui è sempre fin da bambino stato attratto al teatro. È stato un cabarettista, comico e attore di grandissima innovazione e le sue opere hanno ispirato moltissimi artisti, tra cui il drammaturgo tedesco Brecht. La sua comicità si basa moltissimo sul linguaggio. Infatti, piuttosto che scene strane e bizzarre, lui ama utilizzare un linguaggio strano e bizzarro, attraverso il quale crea dei personaggi buffi e simpatici. Adesso Aline ci rappresenterà Lettera d'amore, uno probabilmente dei brani più famosi di Valentine, in cui la comicità è data dai toni tragici utilizzati da una donna che scrive una lettera d'amore a un innamorato che probabilmente non sa neanche della sua esistenza. Una parola del fatto che lui ti ha scritto, io avrei scritto a mio padre che tu gli avessi voluto scrivere, ma che
Naturalmente, il crampo dello scrivano non verrà mai, perché non scrivi mai! Saluti e baci, tua nenne. Adesso faremo una lettura espressiva di Melusina, di un riadattamento del Melusina di Antonio Porta. Tre. Sono i cavalieri. E caracollano insieme, verso il fiume chiaro e lontano. Ora il fiume è trasparente. È vicino. E i cavalli si dissetano allungandosi sulla sponda accogliente. Sulla sabbia arrambita dall'acqua, le orme profonde di piedi sottili di dame che forse abitano lì vicino, nel bosco di saggio. E al passeggiare ci vengono la mattina. Così i cavalieri, come per un inchino, scesi da cavallo, toccano con le dita curiose le nude orme e seguono le tracce dei piedi lontani. Nella mente di Cici, come volessero, con buona magia, evocare le belle e scoprirne le facce. Tra loro si guardano negli occhi e sospirano. Mentre le belle tra loro sorridono, guardando i cavalieri sospirare sulle tracce dei bellissimi piedi affusolati. Flessibili dal volto dei rami nascosti come gatti. Con un occhio verde e uno azzurro. Avanzano dunque le tre dame in cielo. E parlano. E ridono. E si preparano a fare il bagno in fiume, quasi fossero sole. Accorrono i cavalieri in aiuto alle dame, galoppano con asciugamani di lino e mantelli di seta, provano l'intenso piacere di soccorrerli. E le dame accettano le premure gioiose, sanno di non averne veramente bisogno, ma con grazia si lasciano avvolgere negli ampi mantelli dai molti colori abbracciati. Domani, sulla riva del fiume, si rivedranno, è stabilito, dove la sabbia e l'ombra sono più accoglienti. E si può conversare a cuore aperto. È notte. E i cavalieri sognano le dame vestite di verde, di bianco e di giallo. Colori che in sogno significano nozze imminenti. E si raggiungono le dita per ricevere e scambiare gli anelli. E ciascuna si dirige alla dimora futura, in groppa al cavallo del suo cavaliere. Verso i castelli, costruiti sulle colline, dominano le terre ben coltivate. Le tre dame, ognuna col suo cavaliere, appena entrate nelle stanze identiche e lontane, siedono sull'orlo del letto levigato e dicono così. Io acconsento, mio cortese e forte cavaliere, con tutto il cuore e il fiato, divento vostra moglie e vi farò felice come avete sognato, ma... Ma chiesero i tre cavalieri, con ansia. Ma a un patto. Risposero le dame. A questo punto in tutte e tre le stanze rimangono col fiato sospeso i cavalieri e le bocche semiaperse e le labbra bianche da paura. Ma a un patto. Ripetono tra loro di lontano e un brivido di sale per la schiena e lungo il petto fino alle radici dei capelli. A quale patto? Chiedono all'unisono. Semplice. Rispondono le dame. Che ogni giorno di sabato e fino alla domenica voi non cercherete mai di avvicinarci e neppure di vederci o di ammirarci o di scoprirci. Saremo noi ogni domenica mattina, passata la notte del mio, a svegliarvi e portarvi il dono della nostra immagine presente e la felicità al calore dell'alba, di nostra spontanea volontà. E se il patto verrà infranto? E se non riusciremo a rispettarlo, a vincere la nostra legittima curiosità? Chiesero i cavalieri. Allora, rispose ciascuna delle dame. Tu non vedrai più l'immagine di me, né quella dei tuoi figli, e le ricchezze. Dalla polvere venute in polvere torneranno, e dal vento saranno soffiate via. Ma troppo facile sembra ai cavalieri la promessa, terribile come una montagna oscurata da lumi violenti, perché in cambio, è sicuro, vivranno con tre donne bellissime. E guardandole negli occhi dai colori mutanti, vedranno terra lucente. Ma un pegno ci vuole a sigillo del patto, e le dame li conducono fuori dal castello al principio della
e i cavalieri devono gettare nel lago l'anello più prezioso della loro vita, dicendo: sarò fedele. E sarò fedele. Ripetono le dame, occhi cangianti, l'anello più prezioso della vita viene lanciato nel centro del lago e una mano sembra che esca dalle acque e lo afferri. Come in pieno giorno, il pugno si stringe e scompare nel lago che si richiude. Così come la terra prepara i suoi frutti, si gonfia al ventre delle donne, dentro scalciano nuovi vivi. E l'orecchio sensibile delle madri ascolta battere i cuori minuscoli con forza di guerrieri, pronti a inventare il mondo di nuovo, attraverso la luce velata della nascita, dall'invisibile al visibile, con la nostalgia dell'invisibile. Erano figli delle acque, ora diventano figli dell'aria e delle parole. Il loro pianto, ormai, le loro risa, le sillabe, i richiami, risuonano nelle dimore dei cavalieri. Succede che una delle bellissime, dicono che si chiama Melusina, una notte si accorge degli occhi che spiando la paura nelle ore più vive, sono quelli del cavaliere, suo sposo, lui, che aveva giurato di non spiarla. Il cavaliere viene Melusina, sua sposa, sciogliersi nelle candide lenzuola che la stringono, scuoterle con violenza, e gli occhi cambiano subito il colore. Da azzurri si diventano verdi, e poi gialli, e le pupille rotonde ora sono fesse, e la lingua si divide, biforcuta, e la rosa è grigia e sibilare. Melusina si getta sul pavimento e striscia. Mentre striscia, le crescono le ali, mentre si arca sulle ali piume multicolori leggere. E il corpo perde le squame, si illumina dall'interno come una medusa che splende nell'acqua. Melusina si solleva, la finestra si spalanca, buca la notte con un volo teso, vola tre volte intorno al castello e scompare dietro le colline. Melusina volando sa del tradimento, è trafitta dal patto infranto. Sa che non può tornare tra gli uomini, che più non sarà donna visibile. E il cavaliere ha paura e siede ripiegato su se stesso, stupefatto, pietra gelida all'alba. E la febbre comincia a salire, e scotta e trema, e si chiede in un soffio: ho davvero distrutto la mia vita felice. E i miei figli, dove saranno adesso? Al pensiero dei figli si alza di scatto e corre nella stanza vicina e vede i figli che dormono ancora, tranquilli, e a quella visione di pace un fremito gli corre lungo la schiena e il cavaliere pensa che sia di speranza. Risalgono lenti a cavallo. Vogliono capire che cosa è successo. Solo i tre cavalieri si muovono nell'incantesimo. Più nessuno, più niente può misurare il tempo. Invisibile nel meridiano senza luce, sospesa l'acqua degli orologi nel castello lontano. Le funi delle campane, rigide come di bronzo. I batacchi stalattiti di ghiaccio. Nessuno può sapere quanto tempo sta passando, se passa, nella pura immobilità. La vita è ora, quella di prima, di sempre. I cavalieri si specchiano nel fiume, giovani come un tempo. Le tre dame indossano le antiche vesti fiorite, ma nessuno può sapere. Tutto è soltanto accaduto. Nessuno se ne è accorto. La memoria del passaggio, del passato, si scioglie nei laghi, scorre via coi fiumi. Si dissolve nell'oceano che lambisce il pianeta. Il sogno della vita ricomincia nel segreto. Il tempo rinasce nei fiumi. Le dita si intrecciano e stringono forte, guardando di nuovo se stessi, felici nello specchio. Una notte il segreto sarà di nuovo violato. I cavalieri vorranno guardare le dame nel sogno, senza vesti fiorite. E le donne diventeranno serpenti. Le voleranno nel mondo che non c'è. E vi chiedo pietà, angeli del desiderio. Bravissimo.